Guardate, ditemi se gli somiglia in faccia, ragazzi. Ta-da! Guardate che bomba, ragazzi! Con la maglia della Fiorentina! Sì, ma voi vi rendete conto dell'epicità che c'è in questo istante? Piazzate un like a bomba immediatamente, porca di una miseria! Andata via, tira! Boom! Un po' buggato, però abbiamo fatto il primo gol! Ciao a tutti, pagliacce e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti in questo nuovo video speciale, o meglio dovremmo dire video tributo nella vita reale da calciatore. Sì ragazzi, perché come ben sapete purtroppo ieri è venuto a mancare Davide, che era il capitano della Fiorentina, quindi le mie condoglianze, anche se non penso serviranno molto alla famiglia e agli amici. E quindi ragazzi, ho pensato di portare un video tributo qui per Davide Astori, dove appunto ieri sono stato tutta la giornata, ragazzi, a cercare di crearlo. Alla fine ce l'ho fatta. Cosa vi chiedo io? Questo video non è monetizzato, non ha manco una pubblicità, ovviamente, per rispetto nei confronti di Davide, perché ragazzi mi sembra un po' uno sciacallaggio farci dei soldi su questa cosa, per cui il video non ha pubblicità. Spero possiate apprezzare il fatto che non c'è pubblicità. Mi sono fatto un mazzo tanto ieri e la cosa che vi chiedo soltanto non è nemmeno un numero di mi piace, ma ragazzi, mettete like a questo video, quindi mettete quelli che volete. Vi ringrazio per il supporto, perché penso sia una cosa che ha toccato molti di noi. Io personalmente non lo conoscevo, cioè l'ho sentito ogni tanto ma non lo conoscevo, quindi ho cercato dai di fare questo video qui come tributo a lui. Quindi ragazzi, mi raccomando, spero possiate apprezzare questa cosa. Mi raccomando, un bel mi piace per il supporto e anche per Davide, che su GTA diciamo che sta abbastanza bene. Se volete essere salutati molti, ragazzi, cerco di fare anche il possibile per accontentarvi tutti. Quindi prima di passare al video, velocemente voglio salutare JDM Ricky Fanpage, che mi scrive: bella Megozzo, sei un grande bro, bella Ricky, grazie per il tuo commento e ti saluto. E saluto anche Franci Lambi, che mi scrive: grande Omegozzo, bella Franci, me lo dovrei dire, Eschere, bella anche così per te, grazie per il tuo commento e ciao. Invece, se anche voi volete essere salutati, voi che mi state guardando dall'altra parte, come loro nei prossimi video, avrete la possibilità di farlo, dovete farlo, porca mia miseria, andandomi a seguire su Instagram, lo trovate qui e giù in descrizione. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire, chi mi segue raga avrà la possibilità di essere salutato nei prossimi video, quindi vi aspetto. Considerando tra l'altro che sono stato 2 settimane senza monetizzare video, sì che ora sono monetizzati, però sono stato 2 settimane senza monetizzare e adesso non monetizzo nemmeno questo. Quindi ragazzi, ci terrei che qualcosa col cuore ora la fate veramente. Siamo, eccoci qui in questo nuovo video, vi do il benvenuto, vi diamo il benvenuto io e Davide Astori in questo bellissimo video tributo per lui. Non so, guardate, ditemi se gli somiglia in faccia, ragazzi, perché sono stato tutta giornata di ieri dalle 11 di mattina fino a luna per crearlo, fissarlo, mettere in movimento e tutto il resto. E aspettate di vederlo in divisa, attenzione, perché adesso ragazzi ha quei vestiti normali, cioè vedete, nulla di che, è solamente quei vestiti normali. So che molti di voi ragazzi diranno: oh my god, ma questo è un placer morti, non si fanno queste cose. Oh, ma che cos'è questa cosa? Io ti metto dislike. Ragazzi, se dovete fare così, semplicemente chiudete il video. Anche perché vi ho detto che è una brutta cosa, innanzitutto, morire a questa età, quindi mi dispiace molto per lui a prescindere. E in secondo luogo vi ho detto anche che il video non è monetizzato, quindi non vi azzardate proprio a mettere dislike a questo video, perché se avessi monetizzato, ragazzi, sarei proprio un cane. Monetizzato, non voglio vedere questi tipo di commenti sotto il video, mi raccomando, Questo deve essere un video tributo, quindi non scriviamo cavolate, per favore. Oddio, cosa sta succedendo lì? Oddio, cosa sta succedendo qui, ragazzi? Guarda un po', stanno per giocare una partita. No, voglio andarla a vedere. Ragazzi, dobbiamo assolutissimamente andare a vedere. Male, c'ho da sotto i vestiti della Fiorentina. Male che vada, strappo tutto così e vado a giocare di ignoranza. No, sono curioso di vedere chi è che sta giocando, che poi sembra essere una sfida uno contro uno classica, di quelle che si fanno quando uno vuole vedere chi è il più forte. Oh ragazzi, Dybala, guardate, c'è Paolo Dybala. Oh bella Dybala, come stai? È lui? Sì ragazzi, è lui che si sta per sfidare. No ragazzi, sono Messi e Ronaldo. Oh ma c'è, oddio, ma mi cade, stava cadendo tutto. Non li ho mai visti dal vivo, ragazzi, Messi e Ronaldo. Ci chiedo, siete veramente voi? Guardate, sono Messi e Ronaldo, raga, guardate che bomba. No, oh, setta colore. Messi, ci possiamo fare un selfie? È da tanto tempo che volevo incontrarti. Anche a te, Ronaldo. Oh, scusate, forse non dovrei entrare nel capo, perché ragazzi, sto per iniziare la sfida. Oh mio Dio, forse abbiamo sbagliato.
Ragazzi, Messi e Ronaldo si sono incazzati giustamente, perché guardate, stanno tutti lì fuori a guardare, arrivo io tranquillo, Messi e Ronaldo, posso farmi una foto? E si sono incazzati. Aspetta, Ronaldo sta dicendo che questa è tipo la settima volta che si sfidano uno contro uno. Come sette volte? Ma che diavolo? E sta dicendo, ci sa che noi siamo dei calciatori? Sì, siamo dei calciatori, sono il capitano della Fiorentina. È una piccola squadra italiana, quindi forse, ragazzi, Ronaldo non può conoscere tutte le squadre. Sì, comunque sono un calciatore. Ragazzi, non credo a quello che ci sta dicendo. Ci sta chiedendo se vogliamo fare squadra con lui e battere Messi. Ma poi sarebbe sleale due contro uno. E bisogna esserci un altro cacciatore. Sì, Dybala, ragazzi. Argentini, argentini, due argentini, ci sta. Aspetta, c'è Dybala, c'è Dybala, c'è Dybala. Dybala Messi lo conosce sicuro, perché... Oh, Dybala, senti, Messi e Ronaldo ci hanno chiesto se vogliamo partecipare alla loro sfida. Tu giocare con Messi o con Ronaldo, ci stai? Anche perché, ragazzi, mi sembra doveroso dover far giocare Davide nella una partita su GTA come tributo, anche perché, ragazzi, sapete che è un calciatore, quindi come tributo ci sta per forza una mini partita, qualcosa del genere. Ta-da! Guardate che bomba, ragazzi, con la maglia della Fiorentina abbiamo il nostro Davide, bomba! Sì, ma voi vi rendete conto dell'epicità che c'è in questo istante? Piazzate un like a bomba immediatamente, porca di una miseria! Ragazzi, ci siamo, è tutto pronto. Questa, diciamo, mini sfida consiste nel fare i due gol, quindi la prima squadra tra me e loro che farà i primi due gol, ragazzi, si aggiudicherà la vittoria. Per cui preparatevi, perché sarà un incontro epico. E vi dico sempre che questa serie, ragazzi, è basata sul calcio e che quindi è molto difficile giocare a calcio. Quindi quello che vedete è veramente il top, è il top. Per cui spero che lo possiate supportare al massimo, specialmente questo che è un video tributo. Ok, ragazzi, Ronaldo mi ha passato palla. Sì, attenzione, oh, ci ha messi, l'abbiamo preso. Vai, tira, Davide, tira, boom. Un po' buggato, però abbiamo fatto il primo gol. Bella, Ronaldo, bella, oh, abbiamo fatto il primo gol, eh. Attenzione, oh, scusa, non è fallo, vero? Volevo dire che abbiamo fatto il primo gol, raga. Ok, siamo in questa situazione, per loro adesso stanno vincendo 1-0. Ora Messi cerchiamo di fare un bel cross, una bella giocata. E ragazzi, vediamo se riusciamo a recuperare un po' la situazione. E ragazzi, sono riuscito a scattarmi Ronaldo. Messi, ti aspetto dall'altra parte, scivolata, vai. Ok, ragazzi, ho Davide che mi sta ricorrendo. Dai, dai, Dybala, perché stai fermo? Vabbè, tiro, tira, oddio, tiro buggato. Gol, non ci credo. Allora, c'era un tiro buggato, è successo una specie di bug. Dybala, perché sta fermo lì poi, tra l'altro? Allora, non ci credo. Dybala, mi hai fatto un passaggio di merda. Dybala, mi hai fatto un passaggio di merda. Vabbè, ragazzi, però siamo uno pari. Beh, oh, raga, Ronaldo, Davide, vi stiamo a recuperare, eh? Ora guardate che perdete se non vi date una mossa, eh? Oh, adesso, raga, chi segna vince. Oh, Ciara 7, ascoltami, dato che questo è il gol decisivo, ora faremo la stessa tattica loro. Io cerco di dribblarmi Dybala, scattarmi Dybala. Tu corri, scatta avanti e cerca di fare gol, ok? Che il lavoro di squadra è sempre quello che funziona, raga, ricordatevelo. Sto sembra Dybala, già è partito all'attacco, però sicuramente ci avrò messi alle spalle, ragazzi, non posso segnare in queste condizioni. Ronaldo, tutta tua, prendila! Dio, Dybala sta arrivando, scartati Messi. Oh, Messi è scartato, no. Siamo, ci siamo, sta prendere fuori, vai. Gol, madò, com'è entrata. L'ha fatta proprio spingere d'entrata. Ok, ragazzi, devo dire, non è stato il massimo perché non è FIFA, attenzione, siamo su GTA. Tutto quello che vedete è tutta una mod. Anche tipo, vedete, la mod è tirare un calcio così, è sempre una mod. Quindi, insomma, spero vi sia piaciuta questa mini partita con Davide in suo onore. Comunque Messi e Dybala che hanno perso, attenzione, addio, hanno perso proprio, via. Bene, ragazzi, quindi se questa partita in onore di Davide Astori vi è piaciuta, mi raccomando un bel mi piace, un bel commentone, ovviamente, per dirmi sì, Omega, beh, è stata una bella cosa, perché comunque questa cosa l'ho pensata ieri, ragazzi, quindi dimmi se è stato comunque un bel pensiero nei suoi confronti. E vabbè, cerchiamo di fargli comunque tutti le condoglianze e tutto il resto, perché ovviamente se le merita una persona così giovane, che non dovrebbe nemmeno, ma proprio manco minimamente morire. Per cui, ragazzi, io vi ringrazio tutti per la visione. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitatissima. E sempre in descrizione, ragazzi, se volete venirmi a seguire su Instagram, lo trovate qui e giù in descrizione. Fate come Ronaldo, vedete, raga, aia. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Ancora sono stato onorato di fare questo video in tributo per lui. Spero vi sia piaciuto, ragazzi. E qua me gozzo. E se beccamo al prossimo video. Ciao!